Ovviamente sono molto molto emozionata. Qualcuno prima quando è arrivato qui, non so chi fosse, ma si è ricordato l'episodio della tazzina del caffè. Ah, la Felicia Tarulli, la ex segretaria della CISL, Funzione Pubblica. Vabbè, intanto, appunto dicevo, sono molto emozionata perché ovviamente la giornata di oggi, stamattina e anche oggi pomeriggio è una giornata sicuramente di ricordo, ma anche un percorso, la voglia o comunque l'interesse come Funzione Pubblica di Como era quello di fare un percorso nella storia di Lucia in primo luogo, che qui in Comune di Como ha mosso i suoi primi passi. Prima come lavoratrice precaria, arriva nel 1981 con Maria Alfano e inizia i suoi appunto primi passi all'interno del comune di Como come lavoratrice precaria. E un po' percorrere oltre la storia di Lucia, ma sono sostanzialmente intrecciate, in qualche modo sono un po' lo stesso percorso anche la storia della Funzione Pubblica CGIL di Como. Oggi ci sono presenti un po' tutti i pilastri, un po' anche fisicamente li vediamo, di questo percorso e di questa storia che ovviamente è iniziata anche prima di Lucia, ma di cui Lucia è stata appunto un pilastro e una colonna portante. Ringrazio della presenza anche il segretario generale della CGIL di Como, Umberto Colombo. Gli altri non li presento, che credo li conosciate tutti, poi magari quando passeremo un po' la parola a tutti diremo chi sono, ma ripeto, credo che quasi tutti qui sappiano chi c'è al tavolo e ringrazio sia tutti voi, sia ovviamente i presenti, anche le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Como. Ci sarà un'altra assemblea anche oggi pomeriggio perché abbiamo scelto di farne due per permettere anche a tutta quella parte di lavoratrici che Lucia ha rappresentato con grande decisione, con coraggio, con tenacia e con competenza che non sono a Palazzo Cernezzi a lavorare, ma che svolgono la propria attività per il Comune di Como nelle sedi distaccate, quindi negli asili nido, nei centri estivi, nelle attività scolastiche, nelle attività correlate alla ristorazione, quindi anche tutto quello che è il pezzo, per così dire, esterno. Dicevo che Lucia arriva nel libro, Fiorella lo racconta bene, anche con le parole di chi ha vissuto quei momenti nel 1981. E una particolarità, e parto da qui, che mi ha colpito e che non conoscevo di Lucia, io ho avuto ovviamente l'onore di conoscerla, è una cosa che ci accomuna. A lei piaceva molto l'acqua, sua sorella lo dice nella prima parte, e anche a me piace moltissimo l'acqua, quindi non so, ho pensato che magari potrebbe essere così, un po' anche una sollecitazione a tutti voi di pensare a qual è la cosa che più avete avuto in comune con Lucia, per chi l'ha conosciuta direttamente, e leggendo il libro, per chi non l'ha conosciuta, provare a scoprire se c'è qualcosa, al di là ovviamente della CGIL e della passione e dell'attività sindacale, anche nella vita più privata e più intima. Il percorso di Lucia è un percorso lungo e importante, sia, ma il titolo del libro ovviamente lo dice, sia come donna, come sindacalista, come amica. E devo fare i miei complimenti a Fiorella perché ha saputo descriverla in tutte le sue sfaccettature, anche grazie al supporto di tutti quelli che l'hanno conosciuta e con lei hanno percorso un pezzo della loro vita e della propria strada. Le definizioni che sul libro si trovano, ho provato ieri sera a rileggerlo, sono tutte definizioni che racchiudono in realtà quello che Lucia è stata per tutti noi. E l'idea un po' anche di
di questa iniziativa e credo anche del libro scritto da Fiorella, su un'idea appunto di Fiorella e di Matteo, un po' quello che vorremmo trasmettere alle generazioni future e anche a tutti quelli che magari non l'hanno conosciuta direttamente, ma che leggendo questo libro possono scoprire, dicevo prima, una parte di sé, ma anche tutte le sue caratteristiche che sono state fondamentali per il suo percorso, sia appunto come lavoratrice in Comune di Como, poi come delegata eletta, lei è stata eletta nel Consiglio dei Delegati, allora si chiamava così, non era l'RSU, alla fine degli anni 80, nel 1989, poi come segretaria in funzione pubblica, prima con la responsabilità della gestione degli enti locali, poi anche sul comparto sanità, è diventata poi segretaria generale della funzione pubblica e quindi ha fatto un lungo percorso in funzione pubblica, appunto prima come segretaria sul comparto e poi come segretaria generale e nell'ultimo periodo come segretaria della Camera del Lavoro. Leggendo questo libro ci sono tutta una serie di spunti e di passaggi che riguardano non solo la vita della funzione pubblica CGIL, ma della CGIL più in generale e non solo di Como, perché la prospettiva e l'approccio sindacale che c'era soprattutto in quegli anni era un approccio cosmopolita, un approccio che provava ad andare al di là del singolo posto di lavoro, del singolo settore seguito dalla categoria ed essere trasversale e riconoscere in qualche modo a tutto il mondo del lavoro una dignità e un mondo del lavoro che varcava i confini della provincia di Como, che varcava i confini della regione e arrivava fino anche a incontri internazionali. Nel libro qualche incontro viene citato, non dico di più perché non voglio svelare. Lascio adesso la parola a Fiorella, perché ovviamente la prima persona che ha titolo in questo momento per parlare e mi piacerebbe se posso farti già una domanda all'interno delle parole che dirai, sapere qual è appunto la cosa che ti ha accomunato con Lucia, a parte la CGIL e il percorso sindacale, se c'è qualcosa di particolare che ti fa sentire molto vicina a lei. Buongiorno. Intanto grazie, scusami, ti rispondo dopo. Va bene, sì, ci rifletti. C'ho uno schema nel cervello, poi ci arrivo. Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie a Pinuccio, a Massimo e a Matteo e a Simona, che sono stati coprotagonisti del libro, come tutti coloro che mi hanno, intanto mi hanno detto sì, e questa è già una cosa importantissima, e poi hanno partecipato a questo libro, perché sono protagonisti. Io ho scritto una storia, una biografia di una sindacalista, ma in realtà la vera, come dire, la vitalità, l'essenza di questo libro è fatta dalle vostre testimonianze. Ringrazio particolarmente Camilla, Rita, Alberto e Mattia, che non vedo. Ah, ok, sono senza occhiali, tra l'altro. I familiari, i figli, le sorelle e i cognati. Ringrazio particolarmente Francesco, che ovviamente il figlio maggiore, che ovviamente sta a Roma, quindi ha avuto delle difficoltà a venire, e Siro, il figlio più piccolo, che lavora, fa il cuoco e mi ha telefonato, insomma, mi ha ringraziato, ma non è potuto essere presente. Ah, è la cosa che mi accomuna. Te lo dico dopo. No, vorrei partire da questa cosa. Ieri sera, prima di andare a letto, ho fatto la mia solita zappettata e finisco sempre poi su Rai 5 perché ci sono dei programmi musicali molto belli. Ieri sera ce n'era uno su Giorgio Gaber. E sentendo le sue canzoni, poi alla fine, chiaramente ascoltando dal vivo, poi era questa canzone
che la libertà e partecipazione, sono andata a letto con l'idea di portarmi questa cosa oggi qua, perché libertà e partecipazione, la partecipazione secondo me è un lato fondamentale di Lucia. Lucia è stata partecipe non solo della vita sindacale, in particolare del Comune di Como, ma successivamente di tutta la funzione pubblica e successivamente ancora della Camera del Lavoro, ma è stata partecipe anche della vita politica ovviamente, ma soprattutto io la vedo in questo modo, è stata partecipe anche della vita degli altri e ha dato tanta partecipazione lei alla vita degli altri, è stata empatica, è stata molto presente in questa cosa. Poi nel libro ovviamente chi l'ha già letto, ok, chi non l'ha letto troverà tutte le motivazioni attraverso i vostri ricordi. Quindi questa partecipazione è fondamentale. Diceva prima Alessandra, parto un po' dalla storia, la donna, la sindacalista, l'amica. Io non ce l'avevo proprio un titolo, nel senso che sono arrivata l'ultimo giorno dopo un lungo lavoro editoriale, perché non è lo scrivere il libro, il libro si scrive, è andato velocissimo, e poi tutto il lavoro di redazione che è molto più noioso, faticoso, eccetera. E quindi alla fine è scaturito questo titolo. Ed è proprio quello che esce, secondo me, io sono contenta, ovviamente l'ho scritto, non posso dire altro, però è proprio quello che esce. Una donna, una sindacalista e un'amica. Ci sono dei capitoli dove proprio le vostre testimonianze fanno vivere questa donna che io ho riscoperto. Io ho lavorato con Lucia, ok, io ero nel direttivo della funzione pubblica da 80, anni 80, però, e conoscevo Lucia, ci siamo incrociate io e Lucia ai direttivi della funzione pubblica eccetera, ma in realtà non ci alle riunioni dei coordinamenti donne e dell'assemblea permanente delle donne, ma in realtà non ci conoscevamo. Lucia mi ha fatto questo regalo spaventoso, mi ha chiamato, tra l'altro in un periodo della mia vita non particolarmente felice, mi ha chiamato, io lavoravo all'allora Ministero delle Finanze, oggi Ragioneria Provinciale dello Stato, insomma, in quei ministeri, ed ero RSU. E Lucia mi ha chiamato per un distacco in CGL, in funzione pubblica. Era la fine del 2001, era il settembre del 2001 e in quell'anno c'erano le elezioni delle RSU in contemporanea con il congresso, quindi era un disastro. Oltretutto in funzione pubblica c'era Lucia segretaria generale con una forza e una potenza spaventosa e un giovane Mandressi, come dico, quindi erano in due a dover affrontare tutta questa situazione dalla segreteria, poi chiaro c'era l'aiuto delle RSU e dei delegati. E io mi sono trovata in questa situazione di botto, io avevo certo la mia esperienza sindacale, ero RSU io stessa, quindi lo sapevo, però è stata una cosa pazzesca e da lì è iniziato questo percorso. Lucia e Matteo mi hanno preso per mano letteralmente, non sempre in una situazione di rose e fiori, perché poi quando si lavora insieme nella stessa situazione certe volte momenti di tensione e momenti ci sono chiaramente, soprattutto tra me e Matteo ogni tanto sono successe delle cosette, ma tutto questo veniva assolutamente scordato e il giorno dopo si ripartiva, perché per noi la cosa fondamentale, quello che mi ha come dire, io ce l'avevo già dentro, però la Lucia mi ha proprio fatto capire, innanzitutto mi ha dato ancora più spinta nella mia certezza, nella mia sicurezza, nel mio amore della CGL, che per me era fondamentale, e soprattutto nel lavoro.
Ecco, da lì, allora, visto che siamo in questo contesto, tra tutto quello che è successo, tra tutto quello che c'è scritto nel libro, tra gli episodi, poi ti rispondo, tra gli episodi narrati anche molto divertenti, perché io ripeto, scrivendo le vostre testimonianze ho scoperto cose che non conoscevo minimamente della Lucia, e uscite da voi, dai familiari, dai figli, dalle sorelle, dalle amiche intime, quindi l'amica, la terza cosa del titolo, l'amica è proprio l'amica, esce proprio come l'amica intima è fondamentale, e c'è scritto nelle varie testimonianze. Alcune chiaramente io ho cercato di essere il più leggera possibile su questa cosa e spero di esserci riuscita, però il finale è quello, quindi non è che potevo cambiarlo, purtroppo. Però ho cercato appunto anche nelle testimonianze eccetera, e sono uscite delle cose bellissime. Una, per esempio, la potete vedere subito, è brevissima, questo racconto di Francesco che dimostra, ve lo leggo, che dimostra, Francesco mi racconta: quando ero piccolo giocavo a nascondino con mia mamma, chiudevo gli occhi e mi nascondevo dietro un dito, e Lucia mi diceva che era bellissimo quello che facevo perché era molto fantasioso. Ma non è che se chiudi gli occhi e stai nascosto dietro un dito ti sei nascosto da qualsiasi cosa. E lei intendeva che se magari facevi un disastro, comunque te ne dovevi prendere la responsabilità. Questa è Lucia, questa è la donna, la madre, la sorella e anche la figlia, perché mi ricordo che i primi tempi anche vostra madre era molto presente nella vita di Lucia, anche la zia. Poi, cosa ho fatto? Svuotato gli armadi della CGIL, e, aiutata purtroppo dal periodo di lockdown che abbiamo vissuto l'anno scorso, chiusa in casa, è partito il libro. E in questo contesto voglio ricordare soprattutto un sottocapitolo che io ho fatto, che si intitola proprio Lucia al comune di Como, e inizia così: che il comune di Como era la casa di Lucia, ma il comune di Como deve moltissimo a Lucia. Lei ha incominciato qua con la lotta, allora giovane, tra l'altro ho scoperto, non lo so, un colpo di fortuna, delle fotografie di Lucia giovane, molto belle tra l'altro, che mi è stato come un regalo. E hai cominciato qua come precaria insieme a Maria, e Maria è chiarissima quando racconta questa storia, e poi via via, attraverso le varie stabilizzazioni e le lotte di questi due signori, che poi l'hanno portata in funzione pubblica e ne hanno fatta una vera sindacalista completa, fino a diventarne segretaria, poi segretaria generale per due mandati fino ad arrivare alla Camera del Lavoro. E bello, è stato bellissimo vedere man mano che io sfogliavo, guardavo eccetera, e ho messo le cose chiaramente in ordine di data, e ritrovare magari dei vecchi comunicati del Consiglio dei Delegati, Consiglio dei Delegati, poi della RSU, e vivere tutta questa storia. Lucia era presente in tutto e per tutto, e ho attraversato tutte le sue lotte, che sono iniziate appunto agli inizi degli anni Ottanta e via via sempre in crescendo. E sempre, tra l'altro, Lucia con un occhio particolare, oggi pomeriggio vedremo, rispetto ai servizi sociali e ai servizi scolastici. Confronto con le varie giunte, Lucia ha avuto problemi, nel senso che qua sono trascorsi una serie di sindaci non facili,
né per il sindacato, né per la CGIL, né per le organizzazioni sindacali unitarie, ma soprattutto per noi cittadini, perché io ricordo tutti che abbiamo vissuto dei momenti pesantissimi. E nelle sue lotte mi piace ricordare assolutamente, c'è la foto, la famosa protesta, che poi magari tu racconterai meglio, non lo so, della tazzina di caffè. Qui è arrivata una gigantesca tazzina di cartapesta, lo potete vedere perché era sul giornale, che ha avuto un esito dirompente, è finita sui giornali, eccetera, ma soprattutto ha legato i dipendenti del Comune di Como, che immediatamente, facendo un'assemblea qui proprio in questo cortile, hanno risposto in maniera positiva e reattiva e rivendicativa la situazione che si stava vivendo allora. Non so se ho tempo o non ho tempo. No, se no io vado, poi non mi fermo più. E vabbè, dico anche questa cosa perché ci tengo io particolarmente e ci ho anche tenuto moltissimo a scriverla, l'ho voluta sottolineare parecchio. Lucia è stata, Lucia, noi, Matteo, tutta la funzione pubblica, tutta la città è stata presente in quel famoso caso Rumes, che, di cui protagonisti negativi uscivano da questo comune, appoggiati da, o comunque, sì, appoggiati dal sindaco di allora, che hanno sparato in testa a un ragazzo. Penso che ve lo ricordiate tutti quell'episodio. Io ci ho tenuto molto a sottolinearlo, ma soprattutto ho cercato di essere, ho fatto fatica, proprio di essere il più possibile chiara e neutrale rispetto alle testimonianze che ho ricevuto, perché Lucia ha dovuto in quel momento, oltre al dramma che stava succedendo, affrontare dei lavoratori del Comune di Como, quindi i suoi lavoratori, la sua famiglia, che aveva deviato, nel senso che era molto difficile poi a quel punto rispetto anche ai vigili, come si chiamano? Il settore dei vigili urbani, non so, della polizia locale. Grazie, la polizia locale. Quindi per lei è stato doloroso, e come per noi ovviamente, e soprattutto anche vedere che c'è la foto nel libro, io l'ho voluta assolutamente a tutti i costi, e devo dire che il mio editore Fabio Cani, che è il Nodo Libri, che non io ho invitato però non lo vedo, che mi ha recuperato quella foto lì, perché nei suoi archivi l'aveva, e quindi per me è stato molto importante. Quindi il Comune di Como rappresenta sicuramente una parte fondamentale del libro e delle testimonianze. Poi c'è tutto il resto, vuol dire Lucia a un certo punto ha preso in mano la situazione anche della sanità, e voglio citare solo una cosa perché poi chiudo, che è stata Lucia insieme ad altri, ha fondato ha lottato molto, moltissimo. Io in questi anni proprio di sanità, intanto che scrivo il libro, l'ho pensato e ho detto cavoli, se ci fosse qua la Lucia, per non esternalizzare la sanità, per non fare privatizzazioni, e poi è stata protagonista anche del Comitato per la Salute Pubblica e poi dell'idea della Cittadella della Salute al Vecchio Sant'Anna. Cittadella della Salute che io forse mi sono persa un attimo, ma non credo, ci sono delle testimonianze molto belle nel libro, che non è ancora definitivamente chiusa, sicuramente è un progetto difficoltoso, ma non definitivamente chiuso. Poi c'è tutta la Lucia divertente, allora adesso ti rispondo. Ma la Lucia, donna comunque non facile, nel senso che io non volevo fare di lei una santa, come qualcuno ha detto, ma volevo proprio sottolineare, al di là dello spessore della sua intelligenza, la sua intelligenza è spaventosa. Io mi sono accorta non solo vivendo con lei, ma anche della sua capacità di
di lettura, di reazione, di sintesi, di mediazione, insomma tutta questa cosa. La Lucia era questa cosa qua e l'ha insegnata anche a me, nel senso che poi io sono andata avanti a fare il mio percorso, fortunatamente sempre con lei e il Matteo accanto, quindi favorita da questa cosa. E vi invito, perché io l'ho fatto davvero, mi sono divertita, devo dire, ci sono proprio delle testimonianze, dei passaggi della Lucia, per esempio tu hai citato che è quello dell'acqua, eccetera. Io ho scoperto una Lucia, soprattutto nei viaggi coi gemellaggi di Nantes, eccetera. Ma la Lucia era una donna incredibile, riusciva assolutamente astemia, ma grande bevitrice di caffè, si beveva 40.000 caffè al giorno. Ma la Lucia riusciva a passare le nottate discutendo, ballando, ascoltando la musica. Era una donna piacevolissima da questo punto di vista. Abbiamo dei ricordi, io e il Matteo e anche il Vincenzo, vero Vincenzo? E quindi voglio sottolineare questa cosa, io sono una che mi piace divertirmi eccetera e io sono felice di avere vissuto con la Lucia non solo la difficoltà del lavoro sindacale, non solo la difficoltà magari anche dei momenti politici interni della CGIL, i vari congressi, ricordo che Lucia e tutti noi della funzione pubblica convintamente abbiamo sempre appartenuto a Lavoro e Società, che è comunque ancora oggi, spero, perché io sono lì e ancora oggi diciamo la parte che all'interno della CGIL cerca di dare una linea un pochino più a sinistra. Basta, dico solo questo. E quindi al di là di lei, di quello che magari può anche essere un aspetto istituzionale vissuto, CGIL, nei congressi, nei rapporti istituzionali col comune, lei comunque, questo mi piace proprio,